Buongiorno, buona domenica, bentornati in un nuovo vlog. Allora, oggi è il giorno dopo il ritorno dalle ferie. Vabbè, ragazzi, non potete immaginare casa mia come sta messa. Un macello. In più, siccome oggi, ovviamente, il giorno dopo le ferie, ho lavatrici così, da ieri sera che sto a fare lavatrici, ho messo al lavoro mio marito perché è l'unico giorno, che domani riprende a lavorare, che comunque sta a casa, sebbene sia domenica. Qui fa un caldo afoso, ma non tanto rispetto alla Puglia che veramente non si respirava. Questo vlog ovviamente lo vedrete tra una settimana, perché questa settimana ho messo online tutti i video per i preparativi della partenza, le varie spese, e quindi insomma questo video lo vedrete sicuramente domenica prossima, che è il 7 luglio. E quindi comunque sarà sempre domenica. E niente, vi volevo far vedere un po' com'è casa, perché veramente sta sotto sopra. Giro la camera. Allora, qui vabbè, la spasa, che ve lo dico a fare, il divano sotto sopra, fuori parte oggi il video di ristrutturazione del balcone, quindi poi arriverà non so quando il video. Il bagno ancora, ma diciamo che comunque devo pulire tutta casa ovviamente domani mattina. Stralci di ciò che rimane da lavare dalla vacanza, la spasa delle scarpe ancora da mettere a posto, e lì il cassettone del lavoro che mio marito ha tirato fuori per i lavori che stiamo facendo in camera da letto. Ovviamente ancora scarpe, il letto e la camera matrimoniale un completo disastro perché, appunto, avendolo messo al lavoro, ho qui aperte tutte le cose che dobbiamo appendere alle pareti. Siamo un po' nell'oscurità perché, anche se qui non ci batte, non che la luce faccia differenza, non ci batte tanto il sole, quindi forse potrei anche alzare la serranda. Comunque qui c'è questo caos. E in cucina ho praticamente tutti i piatti da fare da ieri, qui ancora da sistemare, e lì ci sono le cosine che abbiamo acquistato in Puglia e che vi faccio vedere. Allora, qui ci sono le calamite che abbiamo acquistato, tre in offerta, sapete, il 3 per 1, no? Che ne prendete 3 e le pagate come se fossero 2 e mezzo. Allora, abbiamo preso questa conchiglia per noi, poi quest'altra per una nostra amica che fa la collezione delle calamite, e anche questa per un'altra nostra amica che fa sempre la collezione per le calamite. Quindi abbiamo preso queste tre calamite. Poi abbiamo acquistato una miriade di taralli salati e dolci. Una parte ve li ho mostrati dentro lo svuota la spesa Eurospin, che ho fatto proprio in vacanza, quindi non ve li rimostro. Però poi abbiamo acquistato al mini market che stava proprio dentro il paesino Torre Pali. Questi, no, aspettate, erano in quest'altra busta. Scusate, sono ancora un po' limpo. Allora, abbiamo preso questi taralli a Mediterraneo, il gusto che sarebbe gusto pizza, del brand Buonsalento. L'unica pecca di questo brand è che sì, c'è un sito internet che però è fuori uso, lo trovate solamente sulla pagina Facebook, ed è un peccato perché comunque i prodotti sono veramente buoni. I taralli questi salati c'erano veramente di tantissimi gusti e il prezzo non è tantissimo, vedete, 1,90 € per comunque 500 grammi di prodotto. Questi li abbiamo assaggiati in vacanza, ci erano piaciuti, ne abbiamo prese due confezioni. E poi per 2,10 € abbiamo acquistato tutta una serie di taralli, aspettate che mi cade la camera, tutta una serie di taralli glassati dolci. Questi sono veramente ottimi, li avevamo assaggiati anche in vacanza, infatti li abbiamo riacquistati anche per essere regalati. Al gusto pistacchio fanno veramente paura. Poi ne abbiamo preso uno al gusto cocco, che come vedete è già dimezzato perché l'avevamo iniziato a mangiare in vacanza e sono molto buoni. Il gusto limone non ci ha esaltati in maniera particolare perché solo la glassa sa di limone, cioè effettivamente il tarallo dentro non sa di limone. E poi ci sono i taralli gusto cacao, che ovviamente sono ancora intonsi, quindi non so come siano. E poi, ecco, sì, questi erano i mediterranei che abbiamo riaperto. E poi c'è il tarallo gusto arancia, che anche qui non so com'è perché la busta è ancora chiusa. E a mia sorpresa, sul lato qui si è attaccata la calamita, fantastico, quindi lo lascerò qui, Gallipoli, troppo carino.
I pavimenti ovviamente sono penosi, devono essere lavati nonché aspirati, ma questo verrà effettuato domani. E quindi per il momento è tutto, vado ad aiutare mio marito ad appendere quei quadretti, quelle cosette, poi vi farò vedere il prima e il dopo. Non lo so se in questo vlog o, ma probabilmente in questo vlog, perché comunque non è che lo faccio il video mentre lui mette le cose sulle pareti, ma lo faccio quando le cose sono già state appese, quindi vi farò vedere un prima e dopo dentro il vlog in maniera tale, ecco, sta partendo lo shuttle, in maniera tale che vedrete la differenza. E poi niente, poi iniziamo a lavorare sul balcone, credo però nel pomeriggio, perché dobbiamo andare all'IKEA ad acquistare delle cose che ci mancano e lì invece arriverà un video a parte in cui vi farò vedere il prima e il dopo. E lì forse anche in lavorazione, non so come farò per non inquadrare mio marito, ma qualcosa inventerò. Oh, ciao a tutti, noi siamo usciti, stiamo per andare a fare un pochino di spesa all'Eurospin e poi ovviamente vedrete il video dedicato. Poi passeremo anche al risparmio casa a prendere delle offerte, penso, spero di trovare delle offerte perché ci siamo accorti che abbiamo terminato un po' sia i detersivi che i prodotti per l'igiene della persona e quindi anche lì farò un video dedicato. E poi andiamo a fare un giretto all'IKEA. E penso tra Hobby e Leroy Merlin per comprare chiodini per le cosette che vi ho fatto vedere prima delle pareti della camera e così insomma riusciamo a finire il lavoro. Quindi vi porto con noi perché tanto credo che ci saremo noi e i commessi nei negozi, essendo che sono le 13:30, praticamente tra un minuto le 13:30, con questa bellissima giornata di sole, credo che veramente ci saremo solamente noi commessi. Quindi, insomma, piccoli dettagli inutili che comunque fanno la differenza per me che devo cacciare la fotocamera. Quello là di Rattan. Visto quando posso fare? Due di qua? Guarda, ci stanno pure questi qua da metterci la tazza dentro. Il bianco non va bene. Ragazzi, amici, amiche, buongiorno, buon lunedì. Continuo il vlog di ieri perché poi ieri, tra una cosa e l'altra, quando siamo tornati dai giri che abbiamo fatto e soprattutto dagli acquisti che abbiamo fatto e che vedrete ovviamente nelle prossime giornate, abbiamo avuto talmente tante cose da fare a casa che poi un po' per stanchezza e un po' perché non ho avuto proprio modo e non ho più vloggato e quindi riprendo un po' stamattina così poi questo video ve lo faccio vedere.
tra sabato e domenica prossima, cioè di questa settimana, quindi tra il 6 e il 7 luglio. Allora, io mi vedete in queste condizioni perché stanotte ho sofferto per l'ennesima notte di insonnia. Mi sa che dovrò andare in farmacia o in parafarmacia a prendere qualcosina per qualche, sapete, quelle palline, quelle io le chiamo pallina, tipo la melatonina, insomma, che anche se poi su di me non fa nulla perché ogni tanto ci riprovo, ma più che melatonina vorrei acquistare il magnesio perché so che il magnesio aiuta a dormire. Comunque, insomma, devo un attimo vedere perché è un po' il caldo, un po' proprio io che soffro di insonnia. Due periodi dell'anno di solito è in autunno e in estate. E praticamente non riesco a dormire la notte, quindi sto proprio sbarrato, l'occhio sbarrato. E stamattina mi sono addormentata alle 4 passate, quindi poi alle 8 e mezza, ovviamente, anche se non mi sono svegliata con la sveglia, alle 8 e mezza comunque mi sono dovuta alzare perché ho così di cose da fare tra le lavatrici, no, le lavatrici le ho fatte, scusate, devo stirare e devo stirare tante t-shirt perché ovviamente tra sabato e ieri ho fatto tantissime lavatrici per tutte le cose che ho riportato a casa, quindi comunque non voglio lasciarmi la pila una settimana che poi a un certo punto mio marito arriva sabato e dice che mi metto perché non ha niente da indossare e poi magari devo stirare sabato, quindi comunque mi voglio portare avanti oggi. Poi devo pulire casa perché, sebbene ieri io vi abbia fatto vedere insomma un po' la situazione, no? Di casa, che uno dice: vabbè, c'è solo il letto disfatto, ma non è solo il letto perché, come siamo ritornati dalla vacanza, praticamente abbiamo portato, sebbene le abbiamo belle che sbattute, abbiamo riportato comunque la sabbia dentro casa. Quindi, quando si cammina qua sul pavimento, che peraltro voglio dire un pavimento comunque liscio, sì, come dico io, crilla, nel senso che fai cric croc, quindi comunque. E poi calcolate pure che io prima di andare via avevo dato una pulizia così alla buona perché tanto io so che quando la casa è chiusa per una settimana comunque si risporca, quindi inutile che mi sbattevo prima per pulire se dopo comunque avrei dovuto pulire anche dopo, e quindi alla fine io ho lasciato casa così e ahimè adesso mi tocca pulirla. E in tutto ciò non ho ancora fatto colazione perché ho avuto da fare delle cose ho dovuto aggiornare delle cose sul cartaceo e quindi insomma mi si è fatto tardi, quindi no, vabbè, insomma sto proprio sfasata. Uno dice: sei tornata dalle ferie, dovresti stare, ma io sto ancora, cioè il bello delle ferie è questo, che io sebbene abbia fatto un weekend pazzesco perché non sono stata mai a casa di corsa per fare 3 milioni di cose, sto adesso con 4 ore di sonno, ma sto ancora rilassata, quindi questo è il bello delle ferie, che comunque riporti il relax a casa. Però, sebbene sia rilassata, comunque devo darmi una mossa, non riesco a parlare, devo darmi comunque una mossa per iniziare la giornata. Allora, lì ho tutte le cose che ho acquistato a Risparmio Casa e vi devo girare il video, ma con sta faccia proprio non lo so come farò. E qui dentro, nella penombra della finestra abbassata perché fa caldo, ci sono le cose che abbiamo acquistato all'IKEA. E anche quelle ve le farò vedere in un video perché oltre all'IKEA ci sono anche due o tre acquistini che abbiamo fatto per casa. Quindi quelle poi arriveranno appunto questi video, adesso non so quando, ma penso da quando vedrete questo vlog. Dopo qualche giorno arriveranno questi video. E niente, ragazzi, io inizio la mia giornata e magari poi ci salutiamo dopo perché appunto adesso prepara la colazione, mangia e inizio a pulire casa e vedere un attimo come mi chiamo soprattutto. Aspettate che, ecco, insomma, devo fare queste cose, quindi la mattinata poi volgerà al termine e dopodiché vediamo un attimo il pomeriggio come distribuirmi perché devo anche girare video, ma spero che questa faccia almeno mi si sgonfi prima di poter girare un video. Intanto faccio andare il sole via di là perché adesso qua batte il sole, fa un caldo, io già che sto in movimento da più di un'ora già ho le immancazioni o gli immancamenti, non lo so come si dice, vabbè, comunque avete capito. E quindi aspetto che il sole vada di là per girare video. E intanto li lascio lì così ricordo di dover girare il video. E poi vi volevo dire che sto riutilizzando ovviamente da ieri
la macchina Picasso. Io sarà che non ho grandi pretese di caffè perché lo sto bevendo, cioè l'ho ripreso a bere, l'ho preso a bere perché io prima non l'ho mai bevuto da 3 anni circa che io ho preso l'abitudine di bere il caffè e avendo utilizzato sempre l'automatica, mi sono trovata all'inizio un po' spaesata con la Picasso perché comunque avendo la manopola qua di automatico ho ben poco, cioè nel senso siete voi che dovete gestire la macchina, no? E quindi anche il quantitativo di caffè da mettere. Se lo volete troppo corto, cioè troppo ristretto, troppo lungo, insomma, siete voi che gestite il tutto rispetto all'automatica che premete un bottone e fa tutto la macchina, no? E io sarà che non sono di grandi pretese a livello di gusto, a livello di cremosità e a livello di tante cose, però prima di acquistare questa macchina io ho dato una vista, uno sguardo sulle varie recensioni che c'erano sul web e quello che era saltato all'occhio è che era comunque una macchina molto semplice, di non tante grandi pretese, anche perché ha un prezzo abbastanza, diciamo, irrisorio rispetto ai prezzi delle macchine espresso bar da casa che si trovano in giro, basta che voi facciate un giro nei negozi di elettrodomestici per capire di che cosa io stia parlando. Ci sono delle macchine che arrivano anche a costare 400 euro. È normale che un tipo di macchina, tipo quella che vi macina anche il caffè, ha una qualità di caffè ottimale rispetto a questa che costa 59,90 euro. Quindi vi volevo dire questa cosa, cioè prima di acquistare un prodotto, qualsiasi esso sia, vedete, leggete, informatevi sulle prestazioni del macchinario, perché se voi lo comprate a scatola chiusa e poi non vi trovate bene, a parte il diritto di recesso che c'è e in questa macchina lo aveva entro 2 settimane, quindi se voi vedevate che il caffè non era di vostro gradimento, potevate tranquillamente rimballarlo e riportarlo al negozio. Ma questo vale per tutti gli elettrodomestici e per tutti gli acquisti che si fanno, cioè si può anche avere un ripensamento e dire oh, a me non piace, toh, ripigliatelo. Quindi voglio dire, io per come la vedo io, il caffè in questa macchinetta mi piace come lo fa, anche se non lo fa cremoso, è da dire che non lo fa cremoso. Io adesso sto tentando, ovviamente lo utilizzerò anche oggi e sicuramente c'è una differenza tra usare il filtro da una tazzina rispetto a quella di due, c'è differenza, però ecco, non la fa la cremosità, ma secondo me non è dovuto al fatto della mia inesperienza nell'utilizzare una macchina del genere, ma è dovuto proprio al fatto della macchina stessa che non fa il caffè come quello del bar. Il range di prezzo parte dai 50 agli 80 euro, ma a mio avviso è comunque un range basso per una qualità di caffè alta. Quindi ecco, il mio consiglio è di informarvi prima di poter fare un acquisto per poi rimanere delusi dopo. Quindi questo era quello che vi volevo dire in merito alla Picasso. Io adesso mi risparo un bel cappuccino perché comunque il motivo per cui io volevo sostituire la Nescafè con una macchina del genere era per il fatto che la Nescafè non facesse il cappuccino, questa il beccuccio lo fa, ovviamente anche per non avere tanti elettrodomestici in giro per casa perché avrei potuto comprare le Montalatte, ma costa 39 euro, quello che ho visto io, quindi insomma a 59 cambio direttamente la macchinetta. Vi ripeto, quella ancora non l'ho messa in vendita perché io di solito la metto in vendita su Subito. Però non sono ancora sicuro di venderlo meno se non metterla qui di fianco o ancora meglio la vorrei mettere in quel cubo lì. Però mio marito dice che non c'entra, quindi devo prendere le misure e vedere perché se c'entra è una figata metterlo lì perché io poi ho la presa lì e quindi magari con la prolunga perché non credo che arrivi lì sotto, però insomma potrei sfruttare questo cubo che per il momento sta là solo per quel salvadanaio e diciamo i libretti di istruzione dei vari elettrodomestici che ho in giro per casa, quindi insomma vorrei sfruttare questo angolo mettendoci quello, anche se poi sarebbe meglio che stesse qui, così ho le due macchine una a fianco all'altra. Adesso non lo so, ragazzi, devo vedere perché comunque non ho ancora avuto modo di studiare la situazione, essendo che comunque sono tornata sabato e sono stata tutti e 2 giorni fuori. Eccomi qui ragazzi, ho finito di editare il video che andrà online domani.
In realtà l'avevo editato in vacanza, però non mi piaceva come era venuto, quindi l'ho editato nuovamente. Adesso sono le 16, voglio fare un po' merenda, visto che ho mangiato veramente leggerissimo a pranzo. E poi vi saluto perché devo praticamente pulire casa e questo vlog sta venendo un pochino troppo lungo per i canoni che vorrei adottare in quest'estate, anche per non annoiarvi troppo. Quindi adesso faccio uno spuntino, metto a pulire casa, poi carico il video per domani e se ho tempo inizio a editare il vlog della Puglia, perché se tutto va bene ve lo metto giovedì. E invece mercoledì vedrete una cosa mangio in vacanza che ho ovviamente girato in quei giorni, in quella settimana di ferie. E poi diciamo torniamo alla normale programmazione da venerdì, che voi ovviamente avrete poi visto anche il video di venerdì, e se tutto va bene vedrete anche quello di sabato. Io per il momento vi saluto e spero di avervi tenuto compagnia con queste chiacchiere, queste cosine che vi ho mostrato i primi e dopo, le pareti. Ah, e prima che mi dimentico, vi volevo far vedere un'altra cosa che ha preso mio marito di mostrarvi, stavo dicendo, e mi è saltato il video. Praticamente abbiamo appeso, cioè ha appeso, perché io sono pippa, ha appeso questa cornice che avevo acquistato qualche mese fa, risparmio casa. E questa è stile industriale, uno stile che a me piace tantissimo e che tutto sommato, secondo me, si abbina bene a questo arredamento un po' classico. Qui manca la cornice, cioè il di dentro della cornice, perché l'abbiamo spostato perché altrimenti non poteva appenderlo al gancino, però sta nel cassetto. Adesso dovrò sviluppare una foto qui e una foto qui. Questa scritta la lascio, ma devo cancellare il 10x10 perché ovviamente non c'entra niente. E qui metterò due foto di noi con Cookie. Però a me, insomma, è piaciuto l'effetto finale di questa parete che finalmente siamo riusciti a terminare dopo quasi 2 anni da che ho praticamente tinteggiato la mia sala. Quindi non mi resta che salutarvi, rimandarvi al prossimo video. Spero di non avervi annoiato troppo. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e ci sentiamo presto. Ciao!